grazie di essere venuti a questo, diciamo, continuum rispetto a quello che era la manifestazione Giorgio Libri Aperti. Io qua vedo in sala tantissime persone che avevano partecipato alla manifestazione che abbiamo tenuto a fine aprile, inizio maggio. Giorgio Libri Aperti è stata una fiera del libro, è inutile che ora sto qui a raccontarvi quello che è stato, quello che abbiamo ottenuto con quella manifestazione. In realtà abbiamo deciso di continuare con questo progetto a partire da, appunto, da questa presentazione di questi due libri. Quello che voglio dire ora è che non ci sono le case editrici come c'era con Giorgio Libri Aperti. Abbiamo concordato sia con Cosimo Spramelli sia con Domenico Tagli, abbiamo concordato praticamente questa presentazione di questi libri che adesso andremo a illustrare. Sono dei libri che parlano della Calabria, in sostanza. Voi potete vedere anche nella locandina che abbiamo fatto per questa iniziativa, sono 'Ndrangheta e Il sole e sangue, che in apparenza non hanno nulla in comune, però in realtà parlano, come vediamo, del territorio della Calabria. Io, prima di iniziare con la presentazione, vorrei ringraziare quanti sono venuti stasera nonostante il caldo, nonostante giocasse il Brasile per i calcisti. Quindi ringrazio per essere venuti, per essere qui presenti. Un ringraziamento particolare per le associazioni che hanno, diciamo, aderito all'iniziativa, che sono l'Accademia di Senofrito, Leggendo tra le righe e Amata Terra. Naturalmente fa parte anche il comandante. Prima di iniziare, non lo so, il sindaco se voleva fare un saluto ai partecipanti a questa piccola manifestazione, poi iniziamo subito per la manifestazione. Grazie. Sì, molto brevemente, perché ha già, diciamo, introdotto abbastanza bene il consigliere Luca Maggiorano, che io ringrazio per l'impegno che ci sta mettendo per questa manifestazione che ormai, diciamo, abbiamo organizzato per 3 anni, giusto? 3 anni, Giorgio Libri Aperti, e che finalmente da quest'anno, così come ci eravamo proposti nel primo anno, si riesce a fare un continuo, diciamo, durante anche gli altri mesi, non solo una presentazione dei libri, un cocktail, diciamo, nel mese di maggio, ma bensì ogni mese presentare 1 o 2 libri. Questa sera abbiamo, così come ha detto prima Luca Maggiorano, la fortuna di presentare 2 libri di Spramelli e di Italia, che ringrazio per aver scelto Gerace, per essere presente qui. Io devo essere sincero, non ho letto il libro, quindi voglio sentire i relatori e coloro che l'hanno scritto per capire meglio, insomma, e quindi rendermi adotto, ma conoscendo sia Spramelli sia Italia, ritengo che sono certamente dei lavori che molto interessanti. Saluto la presenza di tutte le associazioni, saluto il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locca del Giorgio Imperatore, Presidente del Comitato dei Sindaci, l'Avvocato Strangio. E scusate, io di solito non faccio mai nomi, perché quando si salutano e si fanno i nomi si rischia sempre di dimenticare qualcuno, quindi un saluto a tutti quelli che ho dimenticato, voglio dire, quindi grazie, ecco, per essere venuti. Geraci, come sempre, ripeto, si rende disponibile e l'organizzazione di questo evento, diciamo che il territorio, la location si presta pure, siamo come amministrazione comunale sempre disponibili a collaborare all'organizzazione di questi momenti. Io non vorrei, come dicevo prima, sottrarre molto tempo a quelli che sono i 2 relatori, altrimenti poi si rischia di appesantire, e uno, quando supera 1 ora, 1 ora e mezza, diciamo, di ascolto, tende poi ad affievolire quello che è il seguire. Quindi è bene che sentiamo, appunto, questi 2 scrittori di questo libro, e vi ringrazio nuovamente per essere presenti qua. Spero che possa essere, anche se è una serata molto calda, una serata anche piacevole nel nostro territorio, piacevole qui nella nostra città di Geraci. Grazie e buon lavoro. Do la parola a Luca Maggiorano, che farà da moderatore di questo incontro. Grazie. Grazie al sindaco.
Allora, noi partiremo con un video che ci ha portato Cosimo Stramelli. Chiedo scusa, magari l'audio è poco, diciamo... Sì. Prende pure l'altro. No, prendo lo scuola. Grazie. Anche... che ci dà indicazioni logistiche. Allora, noi iniziamo presentando questo video. Naturalmente il libro, già il titolo dice tutto. Cosimo è un carabiniere impegnato in prima linea. Poi ci parlerà, ci ricorderà anche quali sono le sue principali, diciamo, emozioni, ma anche il suo principale impegno che effettua nella lotta di contrasto alla 'ndrangheta. Io ho letto naturalmente alcuni passi del libro e davvero leggere questo libro vuol dire mettersi dall'altra parte, dalla parte dello Stato, che sembra retorica, però ormai non lo è, perché mettersi dalla parte dello Stato significa mettersi dalla parte delle leggi, della legalità e tutto il resto che dall'altra parte non c'è. Allora iniziamo con questo video che naturalmente ora vedete nel proiettore. Giusto per entrare nella parte. Giusto per entrare nella parte, un'introduzione al libro, ecco. Naturalmente sono delle immagini che potete vedere, non lo so se il dottor Costo vuole magari dire qualcosa. No, sempre strano. È comunque che non ha a che fare con la galassia. E tanti ancora. Questa è la liberazione di Lizio Luana. Questo è De Feo, l'ingegnere De Feo. Liberato, sequestrato a Napoli e liberato qui a San Luca. Questo è il bambino Lupini che viene sequestrato insieme alla mamma. Ne parleremo nel corso della... E questo è, nello sfondo c'è ovviamente due eroi carabinieri, il brigadiere Tripodi, comandante della stazione di San Luca, che viene ucciso. E questo è il brigadiere Marino che comandava la stazione di Platino. Un accanto sono io quando ero ragazzino. E questo è Platino. Allora, sì, ho visto il video che c'è introdotto il libro, quindi inizierei subito con il chiedere. Noi parliamo di evoluzione e forme di lotta alla 'ndrangheta, quindi significa che nel passato non era la 'ndrangheta di oggi, ma era la 'ndrangheta, diciamo, una 'ndrangheta diversa. E in questo senso, che rapporto c'è stato con il territorio della Locride e la lotta alla 'ndrangheta di inizio? Abbiamo visto il Punti Locri, per esempio. Qual è il rapporto tra combattere la 'ndrangheta in un territorio come la Locride e naturalmente servizi ora di strumenti moderni? Innanzitutto buonasera a tutti e un saluto particolare al sindaco, un saluto particolare a lui, grazie per l'invito che ho accettato volentieri. Parlare di 'ndrangheta è una cosa abbastanza complessa, nel senso che è semplice ma non è semplice. Già partiamo dal titolo, a 'ndrangheta. Ieri ne parlavamo col professore Violi, che 'ndrangheta, che viene dal greco ovviamente, significa uomo di valore. E poi stranamente questa definizione, che in passato ci sono stati tanti contrasti, lo ha definito Rolf, un tedesco. E, però questo 'ndrangheta, ha staccato dalla 'ndrangheta, vuole, almeno questo è il senso, quindi un'invenzione il titolo, e sta per l'alfa privativa greca, che significa contro. Quindi contro l'andrangheta. E poi la dedica che io faccio, che è significativo, almeno per me, agli eroi caduti per mano dell'andrangheta, ai calabresi vittime due volte. Perché i calabresi sono vittime due volte. Partendo da questo, e poi durante ne parleremo ancora più approfonditamente, il calabrese nel mondo è considerato mafioso, perché ormai tutto qui è 'ndrangheta, tutto è cattivo, tutto è male,
Ma non è così. Io qui ho conosciuto, è vero, delle persone veramente cattive, ma ho conosciuto anche dei santi, cioè l'estremizzazione di tanti valori. Il libro è una serie di tappe, e quindi la Loglide, perché la Loglide è un punto fermo della lotta all'Andrangheta, perché la lotta all'Andrangheta, con l'innovazione del 416 bis, cioè allora noi dobbiamo riportare il tutto agli anni 70. Gli anni 70 non c'erano microspie come tecniche, non c'erano microspie, non c'erano satelliti, c'era qualche telefono sotto controllo. Però io mi ricordo che a San Luca c'erano delle persone, dei personaggi che il telefono lo mettevano, lo sigillavano, ma giusto per evitare che qualche bambino magari aprisse il telefono e telefonasse. Voglio dire che era veramente impossibile con le tecniche che ci sono oggi. Non esisteva la Direzione Nazionale Antimafia, non c'era nulla, c'erano veramente dei persone volenterose che si dedicavano giorno e notte a questo tipo di servizio. E in special modo, e qui ce n'è qualcuno che credo, voglio dire, ora nell'associazione, voglio dire, quando eravamo ragazzi insieme, e sai di che cosa stiamo parlando. Ovviamente tutto era basato, ma lo è ancora in maniera diversa, sul sacrificio individuale, cioè a dire, non c'era un'organizzazione, l'arma dei carabinieri era organizzata in maniera tale da contrastare questo fenomeno che era la 'Ndrangheta. Anzi, 'Ndrangheta era sottovalutata dallo Stato centrale, dal governo centrale. In più succedeva questo, che il contrasto non era proporzionato all'azione, cioè i sequestri di persona, che iniziano nel 1963 in maniera seria, con Ercole Versace, e finiscono con la Sgarella nel 98, o 97-98, non mi ricordo, hanno un ventaglio di persone che sono veramente qui, in queste terre, che sono state veramente prigionieri di questa anonima sequestri. L'anonima sequestri, l'Ndrangheta, appunto nel libro se ne parla, si riunisce per la prima volta, fa il summit di Montalto, si riunisce a Montalto. A Montalto noi finalmente abbiamo la concezione, la percezione che l'Ndrangheta, divisa in tante ndrine, in tante cosche, in tante disarticolata e in maniera familiare, cerca di organizzarsi e diventare un'organizzazione appunto mafiosa unitaria. Quindi la percezione non avviene in questi anni, avviene nel 1969, precisamente il 26 ottobre del 69. Perché la 'Ndrangheta lì si riunisce? Si riunisce perché gli interessi economici devono convogliare in una sola cassa, quindi la 'Ndrangheta diventa una. Quindi tutti i soldi dei sequestri di persona che prima venivano investiti in loro o comunque servivano alle famiglie per arrotondare, per aggiustare, per famiglie mafiose intendo dire. E, ovviamente in questo caso serviva appunto perché la 'Ndrangheta doveva sì fare un salto di qualità, che era quello di investire in armi e droga. Quello che noi adesso sentiamo, vediamo, percepiamo, leggiamo sui giornali. Cioè questa operazione la 'Ndrangheta la fa negli anni 70, dagli anni 70 agli anni 80. Ovviamente noi qui in questo libro non facciamo l'analisi della 'Ndrangheta, ma raccontiamo del contrasto alla 'Ndrangheta, cioè tramite i fatti. Ovviamente questo contrasto all'epoca era basato sul sacrificio, cioè e chi lo faceva questo contrasto diveniva un obiettivo. Perché si parla di Loglide della Loglide? A un certo punto a Palermo, il primo per esempio processo che viene fatto, si parla dei capi storici della 'Ndrangheta, che sono Tripolo, Magrì e Mirda. Magrì, per esempio, aveva un regno, era considerato il boss dei due mondi, quindi
Borsi del Novupo, abbiamo, aveva in America, ma cose che oggi è impossibile più fermare, possibile, io dico, speriamo di sì, però allora se avessimo noi capito e contrastato immediatamente, può essere che questa 'ndrangheta non diventava così. Ora, in questo contesto c'è un primo processo alla mafia, che è quello di De Stefano in città più 59, il cosiddetto processo dei 60, seguirà il processo dei 133. Ora, questo perché diventa importante questi processi all'inizio con 416 associazioni mafiose di tipo semplice? Perché lo Stato, la magistratura, i carabinieri hanno l'esigenza, e quindi l'opinione pubblica, la popolazione, di fermare questo fenomeno. Ma non riescono perché non c'è la normativa giusta, che invece viene fuori il 416 bis con l'omicidio del generale Dalla Chiesa, che avviene il 3 settembre del 1982, e la legge viene messa subito in campo il 13 settembre. Quindi adesso la normativa per contrastare l'andrangheta diventa, cioè, c'era veramente, cioè si poteva iniziare veramente. Bene. Quello che non fa Palermo lo facciamo noi a Locri. A Locri si instaura un gruppo, un pool, formato da magistrati e solo carabinieri, di cui io ne ho fatto parte, e con la sola individuazione di questo, di occuparci solamente dell'andrangheta. Andrangheta che allora non è che si poteva tanto nominare, ma perché esisteva la mafia, ma l'andrangheta non era, diciamo così, ufficializzata, e né tutti i marescialli o tutti i carabinieri dovevano e potevano occuparsi della lotta all'andrangheta, ma solamente chi aveva questa professione. E allora ecco che, perché noi diciamo che la lotta inizia a Locri. Inizia a Locri perché la prima associazione di stampo mafioso viene fatta appunto a Locri. E sono proprio i magistrati che avete visto nel video, Magri e Arcadi, che quella diventerà un libro di testo, nel senso che i pionieri di questo nuovo tipo di polizia giudiziaria, di intendere la polizia giudiziaria, e nasce nel 1982. Ovviamente il contrasto ai sequestri di persone, perché al di là, quindi noi, cosa succede in quel periodo, cos'è che noi dovevamo affrontare e con cui ci dovevamo confrontare? Erano gli omicidi, le guerre di mafia, in altri paesi le faide, la faida per esempio di Città Nuova, quando ammazzano pure due bambini, uno di 9 anni e uno di 12 anni, a colpi di rubare, e poi dopo l'hanno uccisi, l'hanno pure fracassato il cranio col calcio del fucile. Vedete, una guerra. E ammazzano questi due bambini, prima avevano ammazzato un Facchineri poco mezz'ora prima e ferito la moglie, poi vanno in cerca di questi bambini e li ammazzano. Vedete, non erano anni belli. Quindi noi ci dovevamo confrontare con questo tipo di criminalità. Le faide in tutti i paesi dell'Astromonte e soprattutto le guerre di mafia. Cioè, qual è la differenza tra faide e guerra di mafia? Guerra di mafia significa che noi ci stiamo combattendo per predominare il territorio. Chi vince poi gestisce. Le faide invece no, le faide invece è proprio c'è l'eliminazione totale dall'una e dall'altra parte. Cioè proprio questa è la faida, è vendetta. Le guerre di mafia no, sono appunto delle guerre vere e proprie. Sono sottigliezze, però i morti sono uguali, il sangue è uguale. Allora noi abbiamo questo tipo di... In più c'erano le estorsioni, quindi le bombe, quindi tutto quello che ne consegue,
con l'intimidazione in famiglia e i sequestri di persone. Cioè, questi erano i reati che più, io mi ricordo a Bovalino c'è stato un imprenditore e gli hanno messo in un mese 3 bombe. Cioè, da impazzire. O tante altre volte quando si andava a pagare l'estorsione e ci andavamo noi carabinieri perché quelli non si spaventavano ad andarci e poi li pigliavamo, li catturavamo, un conflitto a fuoco. Poi c'erano i sequestrati, andare a cercare i sequestrati. E una nuova tecnica noi ci siamo inventati, perché cercare di liberare i sequestrati era molto più difficile che andare. Cioè, cercare un sequestrato in Aspromonte era come cercare un ago nel pagliaio, ovviamente. Perché l'Aspromonte, che io conoscevo benissimo, è pieno di anfratti, è pieno di tane, di buchi, di una cosa impressionante. Quindi andare lì a cercare, e poi allora noi facciamo una tecnica inversa, cioè a dire le indagini vanno verso le banche, orientiamo le indagini sulle banche in quanto i soldi poi ci ricondurranno a chi aveva commesso il delitto, cioè al contrario. Io mi ricordo che allora in un'indagine fatta che durò circa 2 anni, ma una cosa veramente abbastanza articolata, determinati soldi dei sequestri di persona, determinati soldi di truffe alla CE, determinati soldi di estorsioni, determinati soldi, parte veniva investito sul luogo. Altro invece, altri venivano, attenzione, portati in Svizzera, in una banca svizzera, una o due banche svizzere, per poi tornare in Italia in una banca ben precisa a livello nazionale, che non voglio dire, ripuliti. Allora noi ci chiedevamo, ma il pastore di San Luca è capace di fare tutto questo? Io l'ho spiegato in 2 minuti, ma per capire questo. E poi c'era gente che investiva in contemporanea in borsa, cioè dire, tu ne vedevamo questi soldi, perché inseguivamo sempre questi soldi in borsa. Ma come fanno questi qua a fare in borsa? Allora c'era qualcosa che noi non quadravamo, nel senso che quella famosa mafia agropastorale aveva fatto un salto, non era più pastorale, così pastorale, era, così come l'abbiamo definita, la mafia post-industriale. Cioè questi erano capaci, con articolazioni veramente eccezionali, di far arrivare soldi, quindi figuriamoci quello che sono capaci di fare oggi. Cioè allora trafficavano in uranio con le bombe atomiche, fornivano armi al terzo mondo con un sistema della triangolazione. Ma siamo negli anni 80, quando l'andrangheta appunto si proietta verso tutto questo, ed è il narcotraffico. Il narcotraffico, loro combatteranno una guerra, combattono negli anni sempre 70, a fine anni 70, l'andrangheta della provincia di Reggio combatte una guerra silenziosa in che senso? Perché non si capiva che stava succedendo nel nord-est d'Italia. Tolgono di mezzo tutti i siciliani, ma non si capiva che stava succedendo, i catanesi e i palermitani, ed era proprio questo qua, perché poi il crocevia è stato Milano era il crocevia, cioè la centrale è Milano. Qui noi abbiamo, sì, ci sono, io non parlo però di oggi, parliamo sempre delle, perché non posso parlare di oggi. Infatti questo che volevo dire, racconta il libro, 10 anni. Sì. Si parla di quegli anni. Che a un certo punto questi qua riescono a capovolgere e a sconvolgere l'organigramma internazionale. Però attenzione, perché non è che tutta la Calabria vive questo sistema, cioè non è perché uno è calabrese fa parte di questo sistema, anzi, tutt'altro. I calabresi, come ho detto prima, sono proprio le vittime 2 volte, perché da una parte c'è lo Stato, c'è l'opinione pubblica nazionale, internazionale, europea, che giudica il calabrese. Dall'altro c'è l'andrangheta.
A Bovalino, solo Bovalino, il paese di Bovalino, sono stati sequestrati 18 persone. Dagli stessi calabresi. Ha più vittime di così. E poi ci abbiamo... E qui nel libro si parla, per esempio, di Giuliano Ravizza, rapito da Pavia, di Carlo De Feo, a Napoli, Marco Padovani, Verona, Carlo Ceragon. Per esempio, Marco Padovani, dopo che è stato liberato, lui è stato sequestrato a Verona e liberato qui. Entra in... perché non è che tutti... reagivano allo stesso modo. Questo dopo un mese che era lì, che era stato liberato, è entrato in depressione, si è impiccato, ha lasciato una lettera ai genitori e si impicca perché non ce la fa, non regge. Chissà quante vessazioni avrà passato durante la prigionia. Una prigionia che invece Alfredo Battaglia passa in maniera giocando con i carcerieri, perché era bambino. I carcerieri lo pigliano, come dire, a ben volere, tra virgolette ben volere, però giocano, fanno, e lui di questo ovviamente sempre drammaticamente, ma ne esce per certi versi immune, cioè non si ammazza, voglio dire. Mentre ci sono stati altri bambini che io conosco, che sono anche grandi a Locri e anche nei paesi vicini, che non sono più normali, non sono bambini, cioè ora sono grandi ma non sono più grandi, non sono normali. Noi vediamo voi ci poi. Ma quello non era così, prima di essere sequestrato, appunto dico, cioè quindi sono tornati così. Come per esempio ci sono stati dei sequestri, e come c'è il sequestro Lupini, che cercano di sequestrare Lupini, il bambino che aveva 9 anni, lo pigliano, lo caricano in macchina e lui si trovava insieme alla mamma. La mamma, quando vede sequestrato il bambino, che tra l'altro la mamma era medico condotto del paese, si butta dentro la macchina e si fa sequestrare pure lui. Ma perché? Perché non vuole lasciare il bambino solo, e passano la prigionia insieme, e la mamma fa vivere al bambino, al sequestrato, quei momenti come nel film La vita è bella di Benigni. Cioè cerca di far vivere quel contesto come un gioco. I carcerieri si accorgono di questo e liberano la mamma perché raccolga i soldi. Giustamente la mamma a quel punto diventa un dramma, perché sa che significa la mamma, perché l'ha provato, ha visto il figlio, e lascia il figlio in mano ai carcerieri. Dopo 2 mesi verrà liberato. Mi ricordo che era la notte del 1° gennaio, se non sbaglio, dell'85-86. 86, 1° gennaio. E noi eravamo a scorazzare in Aspromonte la notte di Capodanno. Vabbè, ognuno si diverte come lui. Poi c'era Alfredo Battaglia. Ceragon è stato mandato a casa con una certa... Ceragon è stato veramente, no, non camminava più, poi dimagrito tantissimo. Dunque, perché Ceragon è stato in una buca per tantissimo, per 2 anni, immobile per 2 anni, mentre Casella evidentemente l'hanno trattato meglio, perché mamma coraggio ha fatto. E tra l'altro il sequestro della svolta è proprio il sequestro di Casella, perché diciamo così, tra virgolette, grazie a Casella, grazie più che a Casella, grazie alla mamma di Casella, ha smosso veramente quello che era il problema nazionale del sequestro di persone, e quindi dell'andrangheta che faceva i sequestri di persone. Perché fino ad allora ci va bene, ci va tanto, che fanno? È come se fosse un esproprio proletario. Cioè, diciamo, beh, non c'era più soldi, non li diamo. Ma il come, il vivere in quel modo, in cattività, cioè questo non si nota. Casella smuove tutto. Mamma Angela Casella. Sì, si è incatenata a Locri, ma poi andava a San Luca, andava. Io mi ricordo che c'era. A San Luca andava a San Luca. Sì. E,
E lui, lei veramente ha smosso tanto, io me lo ricordo, a noi ci arrivarono finalmente rinforzi, finalmente lì hanno capito che il sequestro di persona è comunque un fatto che bisogna affrontare seriamente. Cioè non può essere un discorso che va affrontato, come qualcuno ha detto e scritto nel libro, una carica dello Stato abbastanza elevata, se la vedono fra calabresi. E questo lo dice la mamma di Lupini, perché è stato detto a lei. Ve la vedete fra calabresi. E lei lo scrive, quando viene intervistata lo dice. Ma questo non è un problema, non era un problema dei calabresi. Questo è un problema nazionale e internazionale, perché l'abbiamo detto prima, cioè adesso si sono accorti che la mafia, che la 'ndrangheta è arrivata in Germania, è arrivata. Ma c'era pure prima. C'era pure Morgante, Morgante. Ovviamente in questo contesto nascono i primi pentiti di 'ndrangheta. Il primo pentito di 'ndrangheta è Scriva, Pino Scriva. Mezzo pazzoide, perché è uno che non so quante volte è evaso dal carcere, dalle caserme dei carabinieri, però finalmente ha dato delle delucidazioni in merito alla 'ndrangheta. Cioè ha delineato, insomma, i capi, quello che già noi sapevamo, però li ha confermati, diciamo così, a verbale, quindi in un contesto giudiziario. Quindi al di là delle verità storiche, ora ci saranno delle verità processuali, anche se le due tante volte non coincidono. Ci sono delle verità storiche, che fatti che sono avvenute veramente, e verità processuali che poi, a secondo come vanno le cose. Quindi attenzione a questo, perché il sistema mafioso, questa è una cosa che volevo dire alla fine, non la dico ora perché mi viene ora, il sistema mafioso, non la 'ndrangheta, ma il sistema mafioso cui la 'ndrangheta fa capo, si appoggia ovviamente alla legalità. E se no sarebbe facile per noi avere il nemico dichiarato. No, il sistema mafioso si appoggia alla legalità, la quale legalità, se non c'è, quindi è una cornice, se non c'è dentro questa cornice la giustizia e noi testimoni di verità, è un fallimento. Perché, voglio dire, noi è una vita che combattiamo la 'ndrangheta e ci dicono che diventa sempre più forte. E com'è? Ma c'è qualcosa allora che non ha funzionato? Voglio dire, certo, non so delle risposte, io mi faccio io stesso la domanda. Ovviamente noi abbiamo quindi questi pentiti, c'è pure un collaboratore che collabora, che è detto l'americano, soprannominato l'americano, che è di San Luca, che praticamente nel sequestro nel sequestro di Fatto Russo, che è successo qua a Sant'Ilario, voi ve lo ricordate, il sequestro Fatto Russo, che fu uno di quei sequestri che è stato scoperto in maniera brillante, anche se sofferta. E ci fu Francesco Strangio, detto l'americano, che collaborò dopo che i carabinieri fecero le indagini e quindi sono arrivati alla conclusione a identificare Francesco, che era di San Luca tra l'altro, e ha confermato tutte le indagini. Voglio dire, a San Luca c'è stato, nessuno ne parla, ma c'è uno dei pentiti. Allora non c'era la legge sui pentiti, ma e c'è pure un altro che era di San Luca, Leonildo Serpi. Questo Leonildo Serpi aveva sposato a San Luca, poi parlerà pure dell'omicidio di Ruoti, e arriveremo all'omicidio di Ruoti. Ovviamente in questo contesto ci sono degli errori silenziosi. Silenziosi perché lo Stato cerca di dare delle risposte serie, delle risposte molto. E ovviamente la 'ndrangheta reagisce. Reagisce uccidendo i migliori appartenenti, i migliori militari che l'arma avesse. E quindi nel 1985
uccide il comandante della stazione dei carabinieri di San Luca, che è Carmine Tripoli, che era fidanzato a Luciana, che è qui presente, c'è onore della sua presenza, e che purtroppo all'età di 24, ne doveva fare 25 a maggio, muore, lo uccidono, e Luciana, che ne aveva 21, si dovevano appena sposare, si sarebbero dovuti sposare a marzo, lo uccidono a febbraio. Uccidono il comandante della stazione di San Luca perché ovviamente non è per una questione di vendetta o perché lui avesse fatto non so che, eccetera, eccetera. Lui aveva innanzitutto scoperto due sequestri di persone, che è il sequestro De Feo e il sequestro di Giuliano Ravizza. Lì c'è un contesto veramente eccezionale, perché il brigadiere Tripoli collabora in maniera totale alle indagini del giudice Imposimato. Cioè, dire che significa? Questo De Feo, una volta liberato, viene liberato a San Luca, decide di collaborare, cioè uno dei pochi sequestrati, forse l'unico che mi ricordi che abbia collaborato in questo modo. Essendo lui un ufficiale dell'aeronautica in pensione, si ricordava, faceva gli orientamenti, aveva lasciato pure delle cose, delle tracce, comunque lui riuscì a localizzare tutti i rifugi dove era stato, tutti i covi, tutte le prigioni dove era stato. E ovviamente il brigadiere Tripoli fu l'unico ad accompagnarlo e, conoscendo i luoghi, i posti, fu l'unico a indicare chi materialmente lì passava, chi poteva gestire quel posto, chi. Insomma, a San Luca ovviamente succede un terremoto per questo sequestro del Feo, cioè per la prima volta un sequestrato collabora e per la prima volta i carabinieri finalmente danno una risposta seria da parte dello Stato. Quindi vengono arrestati tantissime gente, che tra l'altro verrà pure condannata a pena definitiva. E allora lì succede questo, che a Capodanno uccidono il confidente del brigadiere Tripoli. E questo era un segnale forte che però nessuno ha compreso, perché era già la notte di Capodanno. Ovviamente Tripoli viene ucciso perché bisogna fermare, al di là di lui, che aveva fatto delle brillanti indagini, devono fermare l'arma dei carabinieri. Prescelgono, quindi è un martire, perché è stato prescelto, prescelgono lui perché il simbolo a San Luca, cioè San Luca, il simbolo più bello dello Stato è l'arma dei carabinieri, il comandante della stazione. Per questo viene ucciso Carmine Tripoli. Toccherà nel 1990 toccherà a Nino Marino. Ora, questi due carabinieri perché sono citati nel libro e per esempio non sono citati nel libro il carabiniere ritrovato che è stato ucciso dal brigante Musolino, il maresciallo Sangeniti, comandante della stazione di Cittanova, e viene ucciso in piazza, Condelle Caruso, che vengono uccise, questa è importante, alla strage di Razzano, cioè mentre c'è un summit di mafia dove ci sono anche dei politici, questi interrompono il summit e quindi vengono uccisi a loro volta, in uno scontro a fuoco moriranno anche due di loro, e da qui si riuscirà poi a ricostruire tutto quello che c'era stato dietro. Poi c'è il vice brigadiere Iozia, che viene ucciso a Cittanova, Tavola Nuova Cittanova, Fava e Garofalo nell'autostrada, vengono falciati a raffiche di mitra, addirittura poi questo film è sceso dalla macchina e le ha pure sparato in testa. Poi il maresciallo Azzolina a Santo Feme alla Spromonte, a Santa Cristina alla Spromonte, Santo Feme, perché una cosa banale, no? Gli ha girato le spalle, ma non pensando mai che questo tiro sparasse, era uno, un ladro che aveva rubato un pezzo di un motore di un'ave. E non pensava mai alla cosa di questo, e quindi viene ucciso. Ora, perché noi nel libro citiamo questi due invece Marino? Perché l'Andrangheta pianifica per l'arma dei carabinieri solo questi due omicidi, li pianifica, mentre tutti gli altri si incontrano in un destino crudele
con la morte. Ecco perché noi puntiamo su Carmine e Nino, perché loro sono stati, cioè una commissione dell'Andrangheta si è riunita e ha deciso chi doveva uccidere, quando lo dovevano uccidere e perché lo dovevano uccidere. Poi nel libro si parla per la prima volta di, è dedicato un capitolo ai riti, al rituale di Taurea Nova. Il rituale di Taurea Nova è che secondo noi è il più completo, è un codice dell'Andrangheta, però noi lo chiamiamo rituale perché è in proporzione, non è un codice vero e proprio, ma è un rituale. E questo rituale viene ritrovato a San Giorgio Murceto nel 1963 dai carabinieri del tenente Giuseppe Canada. Questo studio, viene fatto uno studio con questo, in base a questo codice, lo studio finalmente per la prima volta si ovviamente lo studio l'ha fatto il maresciallo Longobardi, che è un appassionato di ideologia, un appassionato di sociologia, un appassionato, anzi laureato pure, sociologia, ma è già laureato, giurisprudenza, sociologia e teologia. E fa questo studio, che è uno studio eccezionale, cioè finalmente per la prima volta si spiegano i perché di certi riti, si spiegano i perché di certi santi, di San Michele Arcangelo, di San Giovanni Battista, della Madonna Assunta, della Madonna Addolorata, determinati i cerchi, perché il cerchio, perché tutti questi perché vengono spiegati in questo capitolo. Quindi è interessante, perché è per la prima volta che si danno queste risposte in maniera esauriente. Ovviamente da lì si comprende una cosa, la differenza che passa tra la mafia, tra la religione e la religiosità. Che noi dobbiamo fare questo tipo di distinzione, perché altrimenti si cade in un errore. La religione è la religione, la religiosità è qualcosa che cerca di l'Andrangheta, o comunque questa organizzazione che poi sarà chiamata Andrangheta, nasce come setta sacrale, e si vede con questi rituali. Non sacra, sacrale. E in questi contesti, in questo contesto sacrale, si sviluppa, ci sono delle regole ferree, ma non sono delle regole religiose, perché c'è la pena di morte. Cioè, anche se dice dobbiamo tutelare l'orfano, dobbiamo tutelare la vedova, e già questi qua sono concetti della Bibbia, dobbiamo tutelare lo straniero, dobbiamo tutelare, io parlo quando è nato. Però non sono i fini benefici, perché lì chi non fa questo viene punito con la morte. Quindi non può esserci religione, ci può essere religiosità, cioè su per giù siamo così. Ecco perché bisogna fare questa differenza, come lì a Polsi. A Polsi è vero che si riunisce ogni anno, io li chiamo... non sono capi. Ecco perché dico, non sono i capi che si riuniscono, sono quelli che si riuniscono, mandati, non so da chi, però questi non entrano nel santuario. Cioè la Madonna di Polsi è la Madonna di Polsi, questi si riuniscono a Polsi per motivi diversi, primo perché Polsi è al centro della montagna, sia perché si confondono quei pellegrini, sia perché, ma con tanti motivi, però non hanno niente a che vedere l'abbinamento alla Madonna. Cioè dentro la chiesa non sono mai entrati. No, voglio dire, io perché dico questo? Ma questo dico in generale. Sì, ma dico perché? No, ma al di là di questo, ma perché altrimenti noi confondiamo tutto, altrimenti qui tutto è mafia, e se tutto è mafia niente è mafia, come diceva Pasquino Pugno. Quindi noi anche, voglio dire, noi abbiamo tre tipi di mafioso. Tre sono i tipi di mafioso. Uno per eredità, l'altro per bisogno e l'altro, io dico, per ingenuità o per sottrarre. Allora noi su questi due possiamo combattere, possiamo recuperare,
possiamo, ma sul primo, uno solo. Cioè è un'impresa difficile, però questi sono, sono i, i tipi di cose. E poi io non ho mai visto un capo mafia andare in chiesa a confessarsi, a fare, farsi la comunione la domenica, frequentare, io l'ho visto in determinati riti quando c'è da fare, che ne so, le comunioni, le cose. Ma il comparato soprattutto, ma sono cose diverse, però siamo sempre nella religiosità, come la mafia dalla mafiosità. Noi carabinieri a volte siamo attratti dalla mafiosità, perché la mafiosità è quella che noi percepiamo. La mafia a volte noi non la percepiamo, perché la mafia è una cosa più concreta. Ce ne accorgevamo ai nostri anni perché la mafia sparava, allora ce ne accorgevamo. Ma oggi che non spara più non ce ne accorgiamo più. Cioè quella era, come dire, la punta che ci faceva stare allerta, stare in allarme. Ecco perché bisogna essere conoscitori per comprendere che cosa questi andranno a fare, a parare, come, come si modificano, come. E poi noi abbiamo nella letteratura una cosa che vorrei dire, l'editore mi dice sempre, mi dice, ma tu fai propaganda per gli altri libri. Ora, io ho scritto su, in Aspromonte, ho visto il direttore di Aspromonte prima, è sparita. Antonella, ecco. E allora a un certo punto noi abbiamo questa 'ndrangheta che viene chiamata negli anni camorra, mafia, picciotteria, ma allora 'ndrangheta viene dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale si comincia. Però il primo a scrivere della famiglia Montalbano, così si chiamava l'andrangheta una volta, famiglia Montalbano, fu Saverio Montalto, che è appunto un veterinario, il suo vero nome e cognome Barillaro, di Artore, e scrive per la prima volta di 'ndrangheta nel 1939. Tra l'altro questo libro io per averlo sono uscito pazzo, quindi non so come si possa fare cultura in Calabria per capire come funziona l'andrangheta, se un libro non è lo chiamo. È stato pubblicato da poco. Infatti, ma io mi riferisco. Ma quest'ora l'hanno ripubblicato, qualche mese fa. No, da un paio d'anni è stato ripubblicato dall'editore Periferia. Sì, però è sparito. Cioè, finite quelle copie, è finito. Perché l'andrangheta è basta. E basta. E comunque è un libro interessantissimo perché fa veramente una fotografia del come se fosse il presente, e lo fa in maniera articolata del dopo la prima guerra mondiale, in maniera proprio veramente bella, nel senso nella negatività, un bel racconto, un grande scrittore. Un grande scrittore. Poi anche, ha sofferto tantissimo lui. È un dramma familiare. È stato un dramma familiare. Poi sarà ripreso la parola 'ndrangheta, quindi in maniera più articolata, da Saverio Strati. C'è il Selvaggio di Santa Venere. C'è Corrado Albaro che nel 55, a seguito dell'operazione Marzano, scrive Fibbia, che poi chiamerà Onorata Società. E dà veramente anche lui un quadro più completo dei libri che lui aveva scritto, perché non aveva mai citato 'ndrangheta, non aveva mai citato Onorata Società, tant'è che Antonello lo chiama brigante, ma noi il fenomeno del brigantaggio in Aspromonte non l'abbiamo avuto. Abbiamo avuto il brigante Mussolino chiamato brigante, ma il brigantaggio, il fenomeno del brigantaggio non c'è stato. Quindi io mi avvio alla conclusione e così diamo spazio alle domande. E vi volevo dire su una questione dell'omertà. Secondo l'andrangheta, l'omertà è considerata l'umiltà, nel senso che secondo la regola sociale l'uomo d'onore deve possedere 99 punti di umiltà e una di brutalità. Omertà è appunto la capacità di mantenere il silenzio sulle regole
e i delitti dell'onore alla società, anche se nella persistente lettura nazionale l'omertà viene vista come una caratteristica peculiare del popolo meridionale, portato dalla sua natura a non vedere, a non sentire e a non parlare. Invece l'andrangheta, l'omertà la considera, cioè voglio dire, se noi vogliamo capire l'andrangheta, dobbiamo capire come funziona. E a un certo punto vediamo che l'omertà è considerata umiltà. Quindi è importante comprendere queste sottigliezze per comprendere come poi agiscono determinati personaggi. E a questo punto io, se posso leggere l'ultimo, sì, come ha suggerito il maresciallo Parisi, coautore del libro, di leggervi l'ultima, una paginetta del giudice Rizza. E, ovviamente il maresciallo Parisi non è potuto essere qui con noi perché è in servizio presso il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri. Ovviamente si scusa della sua assenza e un caloroso saluto. Oggi, insomma, i difensori dello Stato non vivono più la drammatica solitudine in cui operavano negli anni Ottanta e trovavano sempre maggiore consenso, specie nel mondo giovanile, al cui interno si intravede qualche significativa crepa nel muro di indifferenza, quando non anche di omertà e di continuità che sempre ha protetto l'agire mafioso. Sono in effetti convinto, il giudice Rizza che scrive, convinto, allora giudice istruttore al Tribunale di Locri, convinto che le giovani generazioni, se opportunamente guidati, saranno capaci di operare in una reale, seppur lenta e progressiva presa di coscienza, di respirare la nuova aria che il sacrificio degli eroi veri, come Ripoli e Marino, ha contribuito a far spirare. Non mi riferisco ai cortei e alle fiaccolate, che mi sanno tanto di folklore, parolaio e lascio nel tempo che trovano. Non fosse altro perché un corteo è aperto a tutti, anche ai mafiosi. Bisogna dunque guardarsi dal consenso quando questo travalica nelle manifestazioni di facciata, giacché in tal caso è marcio e avvelenato dalla retorica e dal vacuo figlio di costei, il presenzialismo esibizionista e autoreferenziale. Questo parassita che ama annidarsi soprattutto nel cervello di personaggi buoni solo per l'effimera gloria mass mediale. Coloro che nell'ordine giudiziario non riescono a tenersi lontani da questo parassita, fiero nemico della professionalità e dell'efficienza, e quindi tra i maggiori alleati dell'andrangheta, dovrebbero essere spediti a casa. Ho sempre pensato che la partita giocata sul terreno del contrasto all'organizzazione criminale e alla illegalità è in genere è troppo seria per lasciare spazio a chi utilizza le inchieste giudiziarie, da lui svolte quasi tutte senza esito, per apparire e alimentare il grottesco rito autocelebratorio delle interviste e delle conferenze stampa. Oggi, insomma, i giudici che si dedicano alle inchieste in funzione dell'intervista sono diventati decisamente troppi e troppo loquaci. Ma non sempre quelli loquaci sono anche i più capaci. Se dunque così stanno le cose, che senso hanno i proclami solenni a favore della legalità contro la delinquenza organizzata, se non quello di nascondere dietro la retorica una sostanziale avversione nei confronti di coloro che rischiano ogni giorno la pelle nella lotta infinita contro la criminalità organizzata? Quando soprattutto finirà l'epoca delle parole, dei fieri proclami e delle fiaccolate che non costano rinunce e sacrifici e garantiscono lo spettacolo pirotecnico dell'apparire? Siamo seri. Carmine Tripodi da lassù ci guarda e ci giudica. Grazie. Grazie. Grazie a Cosimo Spramelli per diciamo, questo appassionato intervento, la passione naturalmente che voi avete visto tutti, che ha ogni giorno il suo lavoro. E naturalmente ora proietteremo poi un video conclusivo. Altri 3 minuti. Sì, sì. Prima di proiettarvi direi comunque di far partecipare il pubblico all'intervento, a porre domande in merito alla discussione del libro.
anche perché subito dopo poi c'è il libro di Domenico D'Alia che è Il sole e il sangue con il reading degli Arcagnani, quindi vi chiedo di non andare via non appena conclude, diciamo, Cosimo Spramelli. Allora, l'osservatore del sindaco per porre la prima domanda, prego. Sì, brevemente, sarò telegrafico. Intanto, ho detto prima, quando si dimentica sempre di salutare qualcuno, ma vista l'amicizia l'ho salutata dagli Alamano, ma c'è la poetessa Zangara qui, che è l'artista, che quindi la saluto. E, niente, la mia domanda è questa. Secondo lei, maresciallo Spramelli, quanto ha inciso il sequestro di persona allo sviluppo del territorio? Secondo me, lo dico, io sono uno di quelli che pensa che buona e gran parte del mancato sviluppo del territorio nostro è da debitare ai sequestri di persone. I sequestri di persone sono nati nella Locride, poi sono, diciamo, anche successivamente in Sardegna e via di seguito. Però ritengo che in quel momento storico molti di questi industrialotti che erano venuti qua erano venuti anche con l'intento di investire su questo territorio. Mi riferisco a quello che era Brancaleone, Ravizza, non mi ricordo. No, non mi ricordo il nome, ma so che quello veniva là e stava cercando di investire così come tanti altri. Quindi secondo me gli anni 80 con i sequestri di persone hanno inciso moltissimo al mancato sviluppo del territorio. Volevo sapere se, vista l'esperienza, visto che ha vissuto il problema, ha magari sentito questi sequestrati, dice non metterò più piede né come turista né per fare investimenti. Quindi l'altra domanda è perché la 'Ndrangheta ha cambiato, diciamo, business dal punto di vista dei sequestri di persone che apparentemente erano molto facili ed è passato, diciamo, oggi alla droga più che altro, al commercio di droga e non, diciamo, più al sequestro di persone. E la nuova tecnologia, la facilità di individuare il sequestrato, secondo lei quali sono queste? So se è una domanda troppo lunga. No, grazie. No, grazie per la domanda invece. Abbiamo salutato il presidente dell'associazione Carabinieri. Il problema è avere a che fare con questo tipo di vita che li avrebbe veramente piegati in tutti i sensi. Cioè, ma poi qua io mi ricordo quando noi liberavamo i sequestrati, cioè liberavamo nel senso che pagavano, perché liberati dai carabinieri sono stati veramente pochissimi. C'è stato Catanese, per esempio, che è stato liberato dai carabinieri a Bovalino, veramente con l'arresto del cacciatore, dalla squadriglia di Bagalari. Chedini pure è stata liberata. Chedini sulla Tirrenica è stato liberato. È stato liberato dai carabinieri. Dai carabinieri, ma dico sì. Senso, la liberazione rispetto al panorama è che noi poi abbiamo contrastato in maniera seria nelle indagini non c'è stato sequestro e noi non abbiamo arrestato persone, però la liberazione vera e propria. Quindi io mi ricordo quando la sequestrata o il sequestrato, che poi parentesi, c'era chi veniva trattato benissimo, c'è invece chi veniva trattato malissimo. Cioè, donne trattate benissimo, qualche ragazza, qualche donna, purtroppo no. Quando la sequestrato o il sequestrato veniva liberato, la prima cosa che diceva, perché loro là gli facevano il lavaggio del cervello, la prima cosa che diceva, dice sì, ma questi sono poveretti, non hanno soldi, lo fanno perché non hanno lavoro. Quindi il messaggio era politico. Cioè il lavoro. E in più c'era sempre una nota, quasi in tutti i sequestrati, io non mi ricordo nessun sequestrato, io mi ricordo che non abbia detto, che non abbia avuto dei risentimenti nei confronti dei familiari, perché loro lì, come dire, lì pensavano dicendogli guarda che non vogliono pagare perché non vogliono che tu torni a casa, e li convincevano. Quindi sul sequestrato, proprio sui sequestrati e i sequestratori nasceva un rapporto che era eccezionale in negativo e in positivo, perché dipendeva la vita del sequestrato. E nessun sequestratore, per esempio, come erano loro organizzati, a volte c'erano delle persone, amici,
che facevano parte della stessa banda, avendo sequestrato, avendo lo stesso sequestrato, detenendo lo stesso sequestrato, e non lo sapevano. Che c'era chi faceva il telefonista, non sapeva chi gli portava da mangiare. Erano tutti sinceri. Come i terroristi. Come le Brigate Rosse. Prima delle Brigate Rosse, però. Cioè, voglio dire, era un'organizzazione seria. Ma ci doveva essere sempre qualcuno sopra che organizzava tutto. Che a noi si è sempre sfuggito, comunque l'abbiamo sfiorato, comunque forse l'abbiamo pure preso. Ecco poi le reazioni sproporzionate nei confronti dell'arma dei carabinieri. Quindi condivido il fatto che il territorio sia stato veramente penalizzato. E l'altra domanda invece era... Come mai è cambiato la situazione? Sì, allora, ufficialmente si dice che il sequestro non era più remunerativo, ma io non sono d'accordo perché ci sono stati dei collaboratori in giustizia. Mi riferisco a Franco Brunero che era un rapinatore e che poi venne fuori nel processo Ruga più 76, la prima associazione mafiosa fatta nella Rovere. E questo Franco Brunero, che è una persona veramente aveva tutto negativo, ma tutto, proprio tutto, era un killer, era un rapinatore, uccideva e gli piaceva uccidere. Io una volta gli chiesi, lui stava nella caserma di Artore, quando lui parlava, e io una volta gli chiesi, ma scusa una cosa, ma tu che hai ammazzato tutta sta gente, ma come ti senti? Io pensavo una risposta, mi sento uno schifo, mi sento qua, che brutto, vedere il sangue che schizza. Lui mi guardò. Disse una cosa bellissima, mi sentivo Dio. Madonna. No, voglio dire, cioè, ma che dobbiamo recuperare? Mi sentivo Dio, il padrone della vita di un altro. Allora, questo qui mi diceva appunto, dice no, noi i sequestri di persone, io sono abituato a fare rapine e nella rapina c'è il contrasto, la possibilità di avere un conflitto a fuoco, incontrarmi e scontrarmi con i carabinieri, con la polizia, e comunque deve avere una reazione dalla vittima. Nei sequestri di persona il problema è solo nel prendere la vittima, l'ostaggio, cioè sono quei pochi secondi, ma una volta la caricata in macchina è fatta. Io potrei sequestrare una, due persone al giorno e di una facilità estrema. Poi la custodia non ne parliamo neanche. Cosa voglio dire? Che il sequestro di persona era facile come reato rispetto ad altri reati. La gestione era, a un certo punto diventava, come dire, una fabbrica, un'industria, per come la chiamava il dottore Magri, un'industria. E questa industria che ha i suoi finisce nel momento in cui tutte le famiglie mafiose si sono sistemate con il narcotraffico. Perché il narcotraffico? Ma è chiaro che i sequestri di persona dovevano finire, perché c'è un'evoluzione, cioè sarebbe buono adesso un'involuzione, perché il vero business è la droga, che è a livello internazionale. Ovviamente non è che ci sono tutti, ci sono determinate famiglie con determinati personaggi che conosciamo bene, di Siderno, di Roccaforte, di Reggio, di Gioiosa. Quelli sono arricchiti. Cioè io voglio dire, tutte queste vecchie mente, tutte queste mafiose arricchite, io non le ho viste. Io ho visto gente arricchita, ma tantissima gente che fa il carcere, che soffre, che piange, che si piange morte, che si piange, cioè voglio dire io. Sono una famiglia da Gioiosa che era proprio a pezzi di... Ma io invito tutte queste famiglie, i figli di queste famiglie a riprendersi la libertà. Sì, c'è il signore che vuole intervenire, prego. Rocca. Buonasera. Io per la verità volevo porre l'accento perché il maresciallo Stramelli ha raccontato un po' come l'andrangheta, come struttura, come veniva combattuta.
Io invece volevo porre l'accento su come si comporta la cosiddetta società civile nei confronti di questo fenomeno. E per raccontarvi, vi voglio raccontare un episodio che mi è capitato. Anzitutto vi dico, io sono nato e vissuto qui, per cui ho respirato la stessa aria che avete respirato voi, e la cosa più brutta, credo, sia il fatto che noi di questo fenomeno ne parliamo alle nostre cene, davanti al bar, ne discutiamo, ammicchiamo, e spesso ci è capitato anche quasi di vantarci di avere questo fenomeno, no? Cioè, mi ricordo quando si era ragazzi, si diceva "ah, sugni locri", no? Per dire, no? State attenti, anche se non c'entravamo niente. Però in due minuti vi racconto un episodio che mi è capitato. All'indomani della strage di Duisburg nel 2007, mi telefona una mia amica francese, che è titolare di un agriturismo, e mi chiede, ha degli ospiti francesi che vogliono fare delle passeggiate in Aspromonte. Stanno 5 giorni, vi organizzo un tour e loro vogliono partire da San Luca. Naturalmente era significativo perché loro avevano in testa ancora questa storia di Duisburg, e io li accompagno per 5 giorni a camminare in Aspromonte e gli faccio vedere l'Aspromonte. Non gli parlo dei luoghi di 'Ndrangheta, non sono andato ad indicargli dove è stata tenuta sequestrata la Sgarella o dove è stato tenuto sequestrato Cesare Casella. E gli faccio vedere l'Aspromonte, mi fermo nei luoghi giusti per fargli vedere con la giusta luce i nostri posti, e camminiamo 5 giorni con grande affiatamento. A distanza di una decina di giorni della loro partenza, ricevo sulla mail un articolo pubblicato su Le Monde, perché una di queste persone era una giornalista di Le Monde, in cui un'intera pagina in cui descrive l'Aspromonte e non nomina una sola volta la parola 'Ndrangheta, né parla di strage di Duisburg. Questo articolo viene letto dai nostri giornalisti italiani. La vice direttrice del Corriere della Sera, sull'onda di questo articolo, vuole venire in Calabria e interpella una persona e le organizzano un tour. La vanno a prendere all'aeroporto, la portano in giro, le raccontano quello che vogliono, la portano a Pozzi a mangiare la capra bollita davanti al sacro e al profano, e una settimana dopo esce il Corriere della Sera con 2 pagine, a tutta pagina, col titolo "Sui sentieri della 'Ndrangheta", e ci sparano le fotografie di tutti i sequestrati che sono stati tenuti in Aspromonte. Allora dico che anche noi possiamo partecipare al fenomeno in maniera attiva, facendo proselitismo proprio attraverso questi comportamenti, mentre noi come società civile abbiamo il dovere di contrastare il fenomeno con un'altra visione delle cose, perché noi abbiamo la capacità di rappresentare l'Aspromonte, la nostra montagna, in una maniera completamente diversa da come viene raccontata dagli altri, e facciamo antimafia in questo modo e non attraverso le sfilate e le parate. Grazie dell'intervento, signor Rocca. Ci sono altri interventi? No, Maria Nora voleva fare un saluto, mi sembra. Prego, prego. Sì, non arriva, non so se arriva. Buonasera a tutti, io volevo salutare l'uomo Sprameli, il comandante, perché sono emozionata, comunque ci parliamo sempre, ma sono emozionata. È l'uomo che abbraccia l'Aspromonte, perché appartiene alla sezione paracadutisti, quindi chi meglio di lui può parlare di questo Aspromonte che ci abbraccia tutti,
e chi meglio di lui può anche raccontare alcune cose. Io volevo anche ricordare l'altro libro, Un carabiniere alla lotta all'Andrangheta, dedicato appunto a Tripodi, a Marino, da non dimenticare, perché penso che sia poi una successione anche di questo libro, appunto. Però credo che alcune cose vanno combattute soprattutto nelle aule di tribunale, che i codici vanno, come ci insegna anche ci insegnano molti, che vanno cambiati alcuni codici, se no il lavoro che si fa alla fine serve poco. E lei racconta un massimo rispetto per il libro, di un racconto di 30 anni, di un vissuto, una testimonianza importante anche per noi giovani, da non dimenticare mai. E anche se io guardo al fenomeno dell'evoluzione oggi, e quindi io la invito soprattutto a lasciare un pensiero ai giovani, a questi giovani, perché hanno bisogno di punti di riferimento oggi. Capisco il libro e una testimonianza forte che leggerò a breve, voglio riservarlo perché va letto con una predisposizione particolare. E non un atto di coraggio, ma un atto d'amore verso se stessi, verso la comunità di cui si è parte, Cosimo Sframeli dice così. Io dico, comandante, uomini da onorare, eventi da ricordare, valori che devono essere sempre più confermati oggi, ma a che prezzo? Giustizia per essere liberi, non liberi giustiziati. E poi io voglio salutarla con Folgore, per sdrammatizzare un poco, perché io dico che la 'Ndrangheta oggi non esiste, voglio alleggerire un po' la serata, e mi permetto di salutare il comandante con Folgore, che ho dedicato e che ho anche portato nel mio libro, Il palpito dell'eclisse, che vi vado a leggere, lo saluto, lo abbraccio, è un saluto che Gerace le fa attraverso me. E praticamente ho scritto così: cuori d'acciaio all'etta, il cielo è una pedana, tra poco nell'offerta noi piomberemo giù. Intona l'inno la brigata, canta il motto per amore il servitore, stretti gli anfibili, l'ebbrezza del volo. Il pensiero staccato dal mondo, segreta la missione, sottufficiali ufficiali, graduati paracadutisti, uomini pieni di spirito, degni di divisa. Azzera la sorte, vince il coraggio, trionfa l'atterraggio, richiama la sirena. Assiste la provvidenza, la libertà, la sicurezza, nella battaglia la sorte, tra le mani la speranza. Nel grido fino alla morte, nel pianto la preghiera, nell'obbedienza la patria. Tanti cuori, una sola voce, Folgore. Tante voci, un solo cuore, viva l'Italia, sempre. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi. Questa normalità, ho sentito Sframeli spesso parlare ed è una cosa che mi rimane, e ai giovani vivere questa normalità, ci lascio il pensiero. Sì, i giovani, noi abbiamo bisogno, la Calabria e i giovani hanno bisogno, soprattutto i giovani, hanno bisogno di normalità, cioè di vivere normali, così come si vive in altre parti del paese. Esatto. Loro non hanno questa libertà e quindi questa fortuna di vivere normale. Qui si vive sempre in emergenza e in maniera speciale, in negativo o in positivo. Allora riprendiamoci la nostra libertà, riprendiamoci la nostra cultura, perché senza cultura, senza arte, quello che fai tu, non si può essere liberi. Bene, poi volevo dire un'altra cosa ai colleghi. In questo libro tanti non sono citati, anche se c'erano. Tanti non sono citati, ma non sono citato neanche io mi cito. Quelli che non sono citati si identificano tutti quanti, me compreso, il Carmine Tripodi e il Nino Marino. Grazie. Grazie. E concluderemo con guardando l'ultimo. Quello è dedicato a Carmine Tripodi. Ok. Thank you.
Carmine di Modi. Questa è la motivazione della medaglia d'oro al valor militare. Ma adesso è silenzioso, Questa è la motivazione della medaglia d'oro al valor militare. Ovviamente il messaggio è di speranza. No.